mi trovo? Sono... Non capisco. E qua davanti... Oh no! Sono in trappola! Non potrò mai più uscire da qui! Ciao a tutti da Carinelle! Benvenuti sulla mia nuova serie di The Sims 4. Penso l'abbiate intuito in effetti dal titolo, dalla copertina, dal fatto che ci sia una schermata di The Sims, ma dettagli. Prima di cominciare comunque ho aperto la pagina del mio profilo, così se mai voleste scaricare i miei lotti, le mie stanze, i personaggi, potete farlo tranquillamente cercando Carinelle Chan. Devo dire che anche questo è abbastanza ovvio, prima di tutto perché lo leggete e poi perché è il nome del canale a parte il Chan, ma... Dettagli. Detto questo, concluse le presentazioni iniziali che non c'era anche bisogno di fare perché io mi auguro che voi mi stiate già seguendo, mi raccomando lasciate il like e attivate la campanellina, possiamo proseguire. Il nostro viaggio inizia nella poco ridente cittadina di Forgotten Hollow. Qui abita una vampira, il suo nome è Sociopatica. Sia di nome che di fatto, perché effettivamente si chiama Socio di nome e Patica di cognome, ma è realmente una sociopatica. Questo però lo scoprirete più avanti, ve la presento. Beh, partiamo benissimo. Allora, come vi ho detto prima, vi presentavo Sociopatica. Questa è la nostra protagonista, guardate che carina. Vi mostro anche, già che ci siamo, i suoi set di abbigliamento. Quindi questo è da giorno... Questo da... cos'era? Festa? No, quello formale. Sportiva e così, perché cioè, sì, in effetti non è proprio adatto a fare sport, ma a noi che ce frega dello sport, non saremo mai degli sportivi. Questo è da festa... No, wait, da notte. Perché continuo a dire da festa? Mi sono fissata. Scusate. Questi sono gli abiti da notte, ovviamente perché cioè, deve essere abbastanza accattivante. Cioè, è una vampira affascinante, piena di scherme per prendere le sue vittime. Questi sono gli abiti da festa. Questo è da piscina, clima caldo e clima freddo che forse non useremo mai, però boh, ci stava come avere dei cambi in più. Questa è lei nella sua forma oscura. Ok, l'hanno mostrata. Guardate che cattiveria. In realtà non cambia molto, però ha uno sguardo più truce, più cattivo. Guardala com'è cattiva! Benissimo, io la riporterei alla normalità, che forse è un pochino più carina e tenerella. Allora, lei come aspirazione di vita, non si sa per quale strano motivo, ce l'ha naturale, cioè naturalista praticamente, vuole essere una botanica freelance. E infatti ha anche il tratto da collezionista. In effetti, se avete visto anche nella casa, penso di aver messo prima in effetti questo video, quello dove vi mostro la cinematica della casa, lei tende a collezionare gli oggetti perché non ha molto altro da fare nella sua vita, è immortale, oltre a torturare le persone. Quindi questo potrà aiutarla effettivamente a trovare oggetti da collezione rari. Tra le cose che le piacciono e non le piacciono ho messo un po' di cose in realtà a caso, ma non sto a tediarvi più di tanto su questa cosa qua. Come tratti è malvagia, quindi questo sim diventa felice quando gli altri sim hanno degli stati umorali negativi, possono fare risate maniacali e discutere di piani malvagi, e diventa furente quando interagisce con un sim buono, ovviamente. È un amante dell'arte, perché comunque essendo anche collezionista devo dire che ci sta, è una grande intenditrice. Ed è anche instabile, quindi può parlare tra sé e sé e avere emozioni imprevedibili. Inoltre vi devo presentare il suo compagno di vita, il nostro amato Mr. Weird. Assomiglia un po' al fucking Weird Cat, perché ovviamente io sono fissata con quel gatto. Non lo sapevate? Ora lo sapete. Mi sono inceppata a dirlo. Vabbè, facciamo finta che non sia andata così. Allora, lui è un gattone pigro, morbido e affettuoso. Perché sì, ogni persona malvagia che si rispetti ha un gatto bianco, cioè è sempre così, sei sulla tua poltrona che accarezzi il gatto bianco ed elabori i piani malvagi per distruggere l'umanità, ovviamente. Però guardate com'è carino lui è bravo, il nostro paciocchino carino, bello, bello. Bene, vi ho presentato i personaggi, direi che possiamo proseguire. Io direi di mandarla direttamente a caccia, perché comunque è notte, può permettersi di uscire di casa... Non andare al piano di sopra, che poi ci pieghi una vita ad andare da un'altra parte. Oh, vabbè, facciamo direttamente così. Vola qui come pipistrello, che dovrebbe fare anche più veloce. Allora, io in realtà non le ho ancora fatto imparare niente con i punti di potere dei vampiri, perché volevo farla crescere insieme a voi. Le ho soltanto messo l'abilità della forma di pipistrello, perché così si muoveva più velocemente, se no è un incubo, veramente. Se si dà magari una mossa, che dici? Se ne hai voglia, quando vuoi tu, con i tuoi tempi, tranquilla. Dove cavolo è? Cosa cavolo sta facendo? Ah, è già qua. No, dov'è? Ah, ops, è colpa mia, sono io che la stavo insultando a gratis. Poverella. Questa zona però è stranamente tranquilla, non c'è nessuno, ci sono solo piccioni. Ma perché devi andare, scusa, a lavarti le mani a casa? Ti sembri zozza? Cioè, sei perfettamente pulita, ma non hai toccato niente?
Mi sta già snervando sta ragazza, io ve lo dico. Comunque devo dire che qua non c'è veramente nessuno. Non si può andare a caccia così. Ma ho la soluzione. Dove potremmo mai andare a cercare delle vittime? Io direi in una zona come la Brindleton Bay, dove ci sono tutte famigliole felici. E guarda caso, dove potremmo mai andare? E io proporrei di andare in questa casa, questa famiglia sacrificale. Chi ci abita nella famiglia sacrificale? C'è Vita Ingrata, che era la nonna, praticamente la madre di questa donna che è Fine Ingrata. Qui il marito di Fine Ingrata, che è il martire sacrificale. Poi il figlio più grande, che è l'oppresso sacrificale, il figlio più piccolo, che è immolato sacrificale, la figlia maggiore, che è vittima sacrificale, la figlia più piccola, preda sacrificale, e poi questa simpatica ragazza, che è succube sacrificale, che sembra un tantino spiccare rispetto agli altri. Ma però... No, non voglio viaggiare con Mr. Weed, voglio andare da sola. Cosa mi porto il gatto a caccia? È vero che lui può intanto cacciare i topi, ma non mi sembra una cosa sensata. Eccoci, perché questa famiglia vive tutta in giardino? Devi capire, cioè non entrate in questa casa confetto a, non lo so, cucinare biscotti, essere felici tra di voi. No, non fare amicizia. Allora, scegliamo una vittima. Chi sarà la prima vittima? Io voglio il padre. Voglio rendere tutti... Dai, presentazione scortese, perché noi siamo malvagi. Non devi chiacchierare con lui, devi fare la presentazione scortese. Stai andando a farla? Non è con in mezzo i parenti, ma... No, questa... è passata la macchina. Ha fatto? Sì, ok. Allora, schiaffeggialo in modo buffo. Ma sì, per ridere, per divertirci. Dai, scarnisci la mortalità. Questa è bellissima, dobbiamo assolutamente farla. Insultiamolo, così a gratis, perché ci sta antipatico a prescindere. Altre scelte. Voglio qualcosa di perfido. Insinua che la mamma sia un lama, assolutamente. Questo doveva diventare il nostro nemico numero uno. Durerà poco, già lo sappiamo, ma... Poi, vediamo un po', volevo morderlo. Ma che chiedi il permesso di bere? Devo costringerlo a una bevuta profonda. Andiamo, vai. È sculetta mentre cammina, perché lei è affascinante. Dai, dai. Oh, perché la casa è vuota? Vai, si trasforma. E davanti a tutti i parenti. E gli altri non si pongono problemi, domande, no? Loro gli passano di fianco. Ciao caro, io vado a preparare la cena. Ah, una se n'è accorta, la figlia. E sta facendo una foto? No, si fa un selfie mentre il padre viene azzannato da un vampiro. Ma sei seria? Questa famiglia si merita veramente di morire male, io ve lo dico. Mi stanno già antipatici. Bene, ci siamo nutriti, diventeremo anche ciccione, penso. Oh, ops, si è svenuto. No, ma ragazzi, voglio assolutamente farmi un selfie col morto, che poi in realtà non è ancora morto. Scattiamo una foto con lui. Dai, ti prego. Ah, però non posso farlo mentre dorme. Facciamoci un selfie. Riesco a farmi il selfie col morto? No, non riesco ad andare indietro. Peccato. Beh, comunque possiamo immortalare il nostro sorriso durante la prima bevuta di una vittima. Quindi abbiamo questi fantastici selfie nel nostro album di famiglia. Ora io vorrei aspettare che si svegli per portarlo a casa. Nel frattempo ride in modo maniacale, giusto, giusto, sono d'accordo. Poi parla tra sé e sé perché giustamente, giustamente. Sa, quando ti svegli... No, anzi, io in realtà volevo portarlo a casa prima che si svegli. Proviamoci un pochino. Tra l'altro, scusatemi, ma io voglio anche aggiungere una storia su Instagram in cui parlo del mio primo cadavere. Io continuo già a reputarlo cadavere, ma non è ancora morto questo povero uomo, cioè... devo smetterla. Abbiamo guadagnato 12 follower con questa vittima. Martire sacrificale appena riprese i sensi. Oh, dove mi trovo? Sono in una stanza... Vabbè, c'è la porta, scusate. Aspetta. Sono in una stanza completamente bianca. E... non capisco. E qua davanti... Oh no, sono in trappola. Non potrò mai più uscire da qui. Ho avuto una risata malvagia. E perché lei è andata di lì? Non capisco.
Alle altre stanze delle torture per ora ho spento la luce. Lo so che potete già vederle lo stesso, però spero che non ve lo spoilererete più di tanto. Innanzitutto direi di analizzare la vita di questo povero martire. Io ne approfitterei per andare a disturbarlo un pochino. Intanto la porta è bloccata per lui, ma non per noi. Vediamo. Perfido. Andiamo prima a deriderlo perché si è fatto catturare come un cretino. E tu comunque non dovresti venire a giocare al computer. Ha una fissazione con i computer, sta donna. Ogni volta che la lascio in pausa, tipo che non sto guardando cosa fa, va al computer a giocare. E così ti sei fatto catturare, eh? E sei finito in una stanza qui tutto solo. Ui, delle mutande a cuoricini. Facciamo la battuta sui vampiri, così magari lo ralleghiamo un attimo. Ma ce la fai a lottare con lui però, che non l'hai ancora fatto? Non capisco perché. Io insinuerei di nuovo che la mamma sia un lama, perché secondo me... Lui invece si sta lamentando dicendo, ma le banane, cioè le banane... Ehi, ehi, hey, hai visto che ci sono dei canini da vampiro e ti sei fatto mordere? Oh, povero martire. Scherniamo nella mortalità anche. Wow, wow, cosa sta succedendo? Sta toccando qualcosa per terra di invisibile. Oddio, stava tipo interagendo con un animale fantasma che era nella sua testa. Sta qua è pazza. Sì, lo sappiamo che è pazza, però non me l'aspettavo questo. Ne approfitterei per fargli di nuovo una foto, cioè, per fargli una foto, perché prima non ero riuscita. Scatta una foto, ti prego, scatta la foto. Dai, facciamogli la foto, mentre guarda la via d'uscita che non si aprirà mai più per lui. Questa me la vado a incorniciare in qualche modo, me la devo tenere in camera mia. Ho un problema, che cos'ho? Oh, è imbarazzata perché ha detto una cosa imbarazzante. Che cosa? Cosa sta andando a fare, scusa? Sta parlando con degli amici. Credo che il frigo sia un suo amico. E ha anche un amico molto strano con cui parlare di galline. Credo, perché questa è una gallina. Io lo rassicurerei un pochino comunque, perché sai, magari è triste stare qua giù nello scantinato. Avete visto lui com'era depresso? Andiamo a insultarlo. Fingiamo di morderlo. Dai, ti prego. Ma di cosa ti lamenti? Ma perché mi siedo io? Cioè, gli tolgo anche l'unico comfort che ha nella sua stanza delle torture, giustamente. C'era spaventa, spero ci sia ancora. Ah no, si è divertito. Ma era così divertente schiaffeggiarlo in modo buffo? Cioè, mi sono persa qualcosa. Urliamogli ancora un po' contro. Voglio che diventi mio nemico. Quanto ci impiego? Fingiamo di nuovo di morderlo. Che burla simpatica. Ah, fantastico. La vedi la spazzatura? È questo che sei. Un sacco della spazzatura. Vi sto traducendo il simlish in tempo reale. Sono brava, vero? A lui è divertito? Com'è divertito? Why? Ma cosa è successo? No, tu dove stai andando? Wait, aspetta, wait. Voglio provare adesso a lanciargli una bevanda. Voglio provare di nuovo a lottare, però secondo me non c'è spazio. Oh, adesso si odiano! Si odiano! Fantastico! Da dove l'ho tirata fuori questa bevanda? Cioè, l'ho spawnata così dal nulla? Ok. Instilla falsa fiducia! Questa è cattiva! Cavolo! Spaventiamolo. Aspetta. Dichiara inimicizia. Voglio proprio che lo sappia che lo odiamo. Adesso siamo nemici. Fantastico, non vedevo l'ora. Posso chiedergli qual è il suo problema? Cioè? Non sento niente. Passate il tempo assieme e scopri che succede. Ma perché dovrei? Non voglio. Questa era brutta. Io resto qui a fissarti mentre tu non hai un gabinetto, te la devi fare addosso. E intanto lei è felicissima, cioè è vicino alla disgrazia e quindi si sente proprio in pace con se stessa. E poi ha una nuova inimicizia, quindi è felicissima. Ma non andare a riporre sto giochino, cioè lo vedi che sono le 10 del mattino e ti bruci se vai fuori. Nel frattempo magari possiamo cercare qualche notizia, tipo i segreti vampireschi. Già che ci siamo possiamo far questo, tanto lei deve anche aumentare per i fatti suoi.
Intanto seguiamo anche la vicenda del povero martire, l'uomo sacrificale. Chiamato così dagli amici, ovviamente. No, in realtà è chiamato così all'anagrafe, perché sono una persona brutta e cattiva. Abbiamo svelato i segreti vampireschi. Ha ragione. Possiamo acquistare Tome su vampiri. Questo lo vorrei fare. Ok, compriamolo. E poi dovrei averlo nell'inventario, giusto? Ah, Socio ha detto che l'aglio e il frutto di plasma possono essere trovati a Forgotten Hollow. Sì, lo so, ho anche un albero di frutti di plasma nel giardino. Quando sarà passato il giorno, direi che potremmo andare a raccogliere i frutti. Sociopatica inizia a leggersi il libro sui vampiri, spero che questo le dia dei punti abilità. In effetti non so bene come funziona il vampirismo. È la prima volta che gioco un personaggio vampiro. Nel frattempo si ascolta musica, festiva invernale. Cioè, ma la musica più brutta non potevi sceglierla? No, cambiamola, assolutamente. Cambia stazione. Fanno tutte schifo, mettiamo pop, magari c'è qualcosa di più carino. Non è che sia molto meglio. No. Aspetta, Socio ha detto che i vampiri possono stare all'aperto durante il giorno purché si trovino sotto un soffitto che li ripari dai raggi più intensi del sole. Ok, buona sapersi. No, ci siamo persi un momento, se l'è fatta addosso! Appena finiamo di leggere dobbiamo andare a deriderlo, assolutamente. Assolutamente. Lui nel frattempo sta continuando a usare il suo cellulare, cioè, dove sta scritto che potevi farlo? Esiste un metodo alternativo con cui i vampiri possono placare la propria sete, ora può ordinare sacche di plasma al computer. Ah, ottimo! Perfetto, tanto noi siamo ricchi, che ci frega. Anzi, quasi quasi volevo chiamare una persona per... Ecco, volevo chiamare un servizio, avere un servizio di pulizia continuativo. Questo assolutamente, tanto non ho nessuna intenzione di farla io. Ma giardinaggio e riparazione in realtà vorrei farlo io, perché... Potrebbe servirmi aumentare di abilità. E io voglio rendere là tipo il personaggio perfetto in tutto. Proviamo di nuovo a cercare informazioni sui vampiri. Aspetta! Mi sta chiamando Vladislaus. Come membro dei vampiri anziani ho l'onore di darti il benvenuto nella nostra famiglia. La tua nuova sete di plasma richiede un minimo di abitudine. Ricorda, la sete può essere disagevole, ma non ti ucciderà. Ecco alcune sacche di plasma che ti nutriranno in sazietà per i prossimi giorni. Tieniti al riparo dal sole, andrà tutto bene. Oh, grazie! No, vabbè, che cattiva. Potresti evitare di richiamarmi? No, direi che è utile. Farsi un amico potente nel quartiere, anche se sono più potente io. Ok, rispondiamo. Quindi la sete non può uccidermi? Phew! Ah, finita la conversazione? Wow! Di tante parole, devo dire. È contenta per la musica pop. Non mi ricordavo questa cosa dei suoi gusti. Però fantastico, questo ci servirà a saperlo. E sta parlando tra sé e sé mentre fa le ricerche al computer. Ah, Ginny! No, si è spaventata da sola? Ce l'ha con degli insetti immaginari. Fai un profondo respiro. Avanti, continua con le tue ricerche. Lui ormai è rassegnato alla sua condizione. Ha deciso di stare lì seduto per sempre. Ripensa ai trenini. Erano belli i trenini, vero? Ti mancano. Cioè, la sua famiglia chi se ne frega? Lui pensa ai trenini. Effettivamente. Lo capisco. Come sbuffa sconsolato, pover'uomo. Si guarda le unghie, picchietta con le dita. E intanto annusa l'odore della sua pipì sul pavimento, i suoi abiti tutti zozzi e pensa alle seppie. Gli mancherebbe un sacco, cioè prova a mangiarsi delle seppie buone e invece non puoi mangiare niente. Penso che morirà di fame comunque. In teoria. Dovrebbe funzionare così, se non gli fai niente dovrebbe morire di fame. No, wait! Ma chi è questo qua? Ah, l'ha detto le pulizie, Alessandro Farina! Fammelo vedere in faccia. E ha la tipica faccia da Alessandro Farina. È l'uomo focaccina che vive nella farina! Che vive nella farina! Io mi andrei a presentare comunque a quest'uomo. Vediamo, farei però una presentazione amichevole. Voglio farmelo amico questo qua. Ci potrebbe stare. Molla un attimo il libro e vai assolutamente a parlare. No, no, sta uscendo fuori! Fermalo! Fermalo! No, ferma, non puoi uscire, se no fai una bruttissima fine. Continua a leggere il libro. Ho scoperto la creazione di sacche di plasma. Ah, conversione di pesci e rane in gustose sacche di plasma. Oh, dobbiamo assolutamente imparare a pescare e andare a caccia di rane, questa cosa la voglio fare. È vero che ho l'albero di sacche di plasma in giardino, però voglio crearle, che soddisfazione.
L'unico problema è che mi dispiacerebbe lasciare la casa mentre lui è qua, perché rischierebbe magari di morire senza che lo vediamo. Ed è un vero peccato. Vero, è così ovvio, l'ha detto anche lei. Siamo diventati vampiri minori! È iniziato l'ascesa verso il rango sconsacrato di Gran Maestro dei Vampiri. Continua a usare i poteri, a documentarti su vampiri e a parlare con altri vampiri per acquisire altra esperienza vampiresca. Io spenderei già qualche punto di potere. Che dite? Ho già più o meno buttato un occhio alle abilità. Ordinare... far fare qualcosa agli altri. Io questa la voglio mettere. Cioè, questo ci può servire molto nelle strategie di tortura. E come cose negative, in realtà vi dico, cioè, il fatto di non poter mangiare cibo umano ci potrebbe stare, tanto non penso che la farei mai mangiare cibo umano, non ne capisco la logica. Quindi questo potrebbe essere una debolezza abbastanza furba da mettere, però ho visto questa che mi sta tirando troppo. È sibilo incontrollabile. Talora Socio disgusterà gli altri sibilando in modo incontrollato. Di tanto in tanto la vita sociale di Socio potrà inaspettatamente subire un duro colpo a causa del suo sibilo incontrollabile. È socialmente bizzarro ed è accompagnato da un bel po' di saliva. Cerca di controllarlo. No, questo è perfetto per una sociopatica. Io voglio testare subito il nostro potere. Ok, nell'azione da vampiro ordina di riparare, di pulire, di andarsene, di allenarsi, di sedersi. No, vabbè, ordiniamogli di pulire, assolutamente. Com'è annoiata? Ah, perché è in possesso di tutte le informazioni disponibili su internet sui vampiri, quindi si è annoiata a continuare a cercarle lì. Vediamo un po'. Bravo! Gli ha detto di mettersi a pulire la sua pipì. Fantastico. Questo è troppo bello come scena. E ha tra l'altro tutti i circoletti sulla testa perché è sotto il nostro potere. Io le direi di mettersi a dormire. Già che ci siamo, non è il suo letto, però potrebbe essere una buona idea, effettivamente. Così si recupera un po' di energia vampiresca e visto che penso ci sia ancora la luce del sole fuori, dorme un paio d'ore e poi si ripiglia. Perfetto, non è il tuo letto, ma tanto non abbiamo ancora un servo da tenere imprigionato qua sotto. Deve essere la prossima cosa da fare, devo dire. Per ora direi di interrompere qui la puntata, vi do appuntamento alla prossima settimana per il nuovo episodio dove vedremo che fine farà il nostro povero martire che sembra avere un esagerato attaccamento alla vita e poi cercheremo magari un servo per sociopatica da poter tenere qua sotto. Cos'è un vampiro senza un servo? Un vampiro senza un servo? Effettivamente non tutti penso che ce l'abbiano, però ok, va bene così. Ci vediamo alla prossima puntata, allora. Lasciatemi un like, scrivetemi nei commenti se vi piace, se avete dei consigli. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!